Sentiamo adesso il parere di Andrea Nicolini, Project Manager di Trentino Salute 4.0. E innanzitutto ti do il benvenuto sul nostro podcast, video podcast, Andrea, che è un po' l'obiettivo di raccontare chi siamo, che cosa stiamo facendo in questo periodo. E come stai? Ma bene, grazie. In isolamento, ma bene. E dove lo stai trascorrendo, il tuo isolamento? Dove sei? A casa mia è a Traversetolo, in provincia di Parma, un bel paese vivente, in una casa fortunatamente ampia che ci consente di convivere, nonostante siamo in tre a casa a telelavorare e a telestudiare. Quindi Infatti, durante questa lunga emergenza che stiamo vivendo, molti hanno ritrovato anche un po' il tempo per stare in famiglia, per fare una telefonata agli amici vicini e lontani, per leggere un libro, per divertirsi, trascorrere il tempo con i propri figli. Ma c'è anche chi era solo ed è rimasto ancora più solo. Ecco, tu come hai vissuto? Come stai vivendo questo isolamento? Allora, io fortunatamente da solo non sono, ho una famiglia con una figlia che frequenta la scuola, ancora in età la scuola dell'obbligo, per cui giovane, molto giovane, e una moglie che anche lei telelavora, quindi abbiamo una vita familiare scandita dai tempi del telelavoro, il che da un lato è positivo, perché ci consente di vivere tutti a casa, vicini, sfruttare anche i momenti conviviali insieme, che per me, che sono un trasfertista, erano rari in precedenza, quindi insomma adesso invece diventano più strutturati e più frequenti. Da un lato. Dall'altro lato è un po' estraniante perché siamo continuamente tutti e tre connessi a PC nelle rispettive attività, e questo insomma è un po' alienante perché ti fa vivere un rapporto eccessivamente stretto con le tue persone. Ecco, infatti, immagino che il tempo dedicato, cioè sia stato difficile un po' conciliare il tempo del lavoro col tempo della famiglia. Ecco, tu pensi comunque di esserci riuscito? Che difficoltà hai incontrato? No, non ci sono riuscito bene, purtroppo, ma neanche mia moglie, purtroppo, nel senso che abbiamo constatato parecchie volte che alla fine, lavorando da casa, non stacchiamo mai. Credo che sia un elemento comune a molti. Io poi ho avuto anche la fortuna da un lato professionale, la sfortuna dall'altro, da un punto di vista di vita personale, di essere coinvolto in una task force nazionale per il coronavirus, e questo ha portato purtroppo a riunioni che a volte si chiudono alle 23:30 di sera, che chiaramente non è un orario ottimale per una vita familiare corretta. Però, diciamo, in questa situazione di emergenza, sabati, domeniche, non ci sono sabati, non ci sono domeniche, insomma, tutto ha reso tutto un po' più piatto, però un po' ovattato dall'ambiente familiare. Quindi trai linfa dal fatto che sei in un ambiente familiare e non sei da solo, sei un po', diciamo così, disorientato dal non avere mai lo scatto completo che invece hai nella vita. No, infatti è una delle cose che ho riscontrato per la maggior parte di coloro che ho sentito. Ma volevo chiederti, Andrea, tornando sempre a un discorso più di ottica personale, ci sono stati dei momenti difficili? Cioè, c'è qualcosa di cui hai avuto o hai paura? Allora, quello che riguarda il coronavirus, anche personalmente sì, un banale raffreddore in un periodo di coronavirus è diventato un timore che fosse qualcosa di più serio come coronavirus. Purtroppo abbiamo avuto parecchi conoscenti colpiti dal coronavirus, qualcuno, qualche caro anche di altri amici è venuto a mancare, quindi il timore rispetto a un virus di cui conosciamo pochissimo, anche come paura ancestrale c'è, però diciamo fortunatamente nella vita quotidiana, a parte i momenti in cui magari appunto uno ha il raffreddore, io ad esempio ho l'allergia, quindi momenti di attacco di allergia, uno magari ha il dubbio che ci sia qualcosa, per il resto paura vera e propria per noi no. Paura per i cari sì, io ho un papà di 83 anni ed effettivamente per lui io ho avuto molti timori. Ho dovuto fare in modo che la sua vita fosse completamente diversa, in questo senso. Ecco, ci sono
dei valori, Andrea, che credi di aver scoperto o anche riscoperto in questo periodo di quarantena? Mi riferisco, non lo so, alla solidarietà, alla famiglia, all'essere vicini agli altri pur essendo lontani. Allora, rispetto a questo, a questa dimensione, ci sono due elementi, secondo me, da segnalare molto interessanti. Uno, da un punto di vista professionale. Professionalmente, questo periodo mi ha fatto apprezzare moltissimo, ad esempio, l'impegno che un po' tutti hanno voluto mettere sul proprio lavoro per dare quel qualcosa in più che fosse una risposta all'epidemia che ci ha colpito. L'ho notato, a parte nel mio lavoro e nel gruppo, nel team di FBK o di Trentino Salute 4.0 nel quale lavoro, ma l'ho notato moltissimo ad esempio negli insegnanti di mia figlia, insegnanti della scuola. Hanno avuto una reazione molto forte, con anche moltissima creatività per tenere coinvolti i ragazzi a casa e comunque tenerli legati alla scuola. Il preside è stato un motore di iniziative incredibili, quindi questo dirigente scolastico ha prodotto filmati su filmati, ha chiesto ai ragazzi di produrre filmati che poi ha montato per far sentire tutti insieme, si è battuto per non avere affinché nessuno rimanesse indietro, perché il digital divide non creasse differenze con nessuno dei suoi studenti della scuola. Quindi una reazione di questo tipo professionale mi è piaciuta molto. Dall'altro, un altro aspetto sociale che rilevo molto forte è che secondo me tutti nell'isolamento stanno rivalutando e dando un valore adeguato ai rapporti interpersonali e alle amicizie che magari nella vita ordinaria tendevano a essere routine. Adesso si sta maturando nel proprio intimo un desiderio molto forte di incontrare, di abbracciare, di stringere in un abbraccio gli amici. E questo, secondo me, è importante, perché è come se in qualche modo ci fossimo dati un 40 giorni di riflessione, una quarantena di riflessione sui nostri rapporti personali. E credo che quindi dopo questo periodo saranno anche più intensi le amicizie, perché ci sarà stato questo periodo che le avrà rinforzate. Di che cosa ti sei occupato in questo mese e mezzo e come lo hai fatto? Allora, in questo mese e mezzo mi sono occupato per quella che è l'attività proprio di Trentino Salute 4.0. Abbiamo avuto due grandi obiettivi che ci hanno guidato in queste settimane. Nel primo periodo la realizzazione dell'app 3COVID, che a Trento ha anche riscosso un notevole successo e che io credo sia stato un bel servizio per la cittadinanza e soprattutto per i malati positivi seguiti, sorvegliati a domicilio, che hanno potuto utilizzare in un numero importante l'app per essere monitorati a distanza. Dall'altro, il secondo aspetto che ha mosso e che ha guidato le ultime settimane è un intenso lavoro sulla televisita, sull'attrezzare e dotare tutto il sistema sanitario trentino di strumenti di televisita che consentano la continuità dei rapporti con i pazienti anche in questo periodo, nel quale ovviamente è sconsigliato, fortemente sconsigliato, far frequentare da parte dei pazienti le strutture ambulatoriali tradizionali o gli ospedali. Quindi questi sono stati i due aspetti che ci hanno guidato. In più io ho avuto l'impegno con la Task Force nazionale, è stata molto interessante ed è tuttora molto interessante, perché stiamo lavorando al rilascio di questa app nazionale che supporterà la fase 2 di apertura e quindi di ritorno ad una vita normale, fornendo strumenti tecnologici più evoluti rispetto a quelli che abbiamo avuto nella prima fase, proprio per contenere gli effetti di possibili ripartenze di focolai e di contagi del coronavirus. Tutto questo lavoro a favore di un cambiamento positivo e diffuso nel sistema sanitario, a questo punto trentino, ma anche nazionale. Dopo questa fase 1 si comincia quindi a lavorare, si sta già lavorando per la ripartenza. Ma Andrea, per andare dove? Cioè, da dove si può ripartire? Quali programmi e risorse investirete nelle prossime settimane o nei prossimi mesi? Insomma, che cosa state lavorando? Allora, diciamo, anche qua la risposta la dividerei in due parti. Da un lato parlerei proprio di quello che abbiamo fatto, dei prodotti che abbiamo realizzato in questo periodo d'emergenza,
Io credo che dal punto di vista professionale, metodologie che ci siamo dati, modalità operative che ci siamo dati, ma anche prodotti che abbiamo realizzato da un punto di vista di, in questo caso, nel mio caso, Trentino Salute 4.0, li abbiamo tutti fatti cercando di mettere il maggior peso possibile su ciò che sarebbe rimasto anche dopo l'emergenza. Quindi abbiamo lavorato nell'emergenza, ma non solo per l'emergenza, anche per il dopo emergenza. E quindi speriamo che strumenti come la televisita, piuttosto che l'abitudine ad avere un'app che mi dà tutte le informazioni sul sistema sanitario, diventino un'abitudine rispettivamente dei medici trentini e dall'altro dei cittadini pazienti trentini.